Da Borgo a Giovi a Ponte Buriano in gommone per monitorare l'Arno. Ha così debuttato il progetto Navigare per tutelare, un inedito sistema per l'ispezione delle sponde nascoste. Lungo l'Arno, infatti, ci sono zone coperte da una vegetazione così fitta o talmente scoscese da risultare irraggiungibili. È un progetto che permette di realizzare una specie, diciamo, di Google Earth del fiume, in modo che i tecnici del consorzio abbiano proprio un vero e proprio video per fare i loro progetti riguardanti la manutenzione e sicurezza idraulica, verificare gli accessi al fiume, punti di criticità, prelievi, elementi che si vedono soltanto dall'acqua. E il vantaggio di farlo in gommone, il rafting, è che si va dappertutto, quindi ciò che si riesce a fare in poche ore di gommone spesso è impossibile a piedi. L'operazione è stata avviata su un affascinante quanto delicato tratto di Arno, partendo dal punto in cui, per dirla con Dante, il fiume volta il muso agli aretini. È un tratto che per noi interessa molto verificare dall'acqua, proprio perché il tratto del fiume è in una erosione continua. E le erosioni che poi causano scoscendimenti, causano delle frane che alterano poi il flusso dell'acqua, in ogni caso irregolare del flusso, possono essere viste solo dall'acqua. Un tratto quanto mai difficile da raggiungere via terra, che invece è stato accuratamente ispezionato dai tecnici dell'ente via acqua. Ci ha permesso di vedere molti punti che altrimenti non avremmo avuto assolutamente modo, e soprattutto anche scoprire accessi che ci permetteranno di poter andare a fare manutenzione accedendo con i mezzi vicino all'alveo, cosa che altrimenti sarebbe impossibile, anche per poter risolvere criticità puntuali che abbiamo individuato. In tutto saranno 20 km del fiume monitorati dall'acqua. Verranno esplorati altri due brevi tratti, brevi non troppo, ma insomma, del Val d'Arno fiorentino, e alla raccolta di tutti i dati che abbiamo filmato e osservato verranno presi in considerazione per elaborare i nostri progetti di manutenzione dell'Arno di quest'anno.